Il Festival di Trani, intitolato I Dialoghi di Trani, ancora una volta siamo qui per raccontare alcuni incontri, e tra gli incontri che noi abbiamo scelto c'è quello che ha come protagonista Giorgio Manzi. Giorgio Manzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, Giorgio Manzi, è un felice ritorno qui nel posto delle parole, perché dopo che ci siamo sentiti sui dialoghi, per i dialoghi sull'uomo, eccoci qui per altri dialoghi, questa volta quelli di Trani. Giorgio Manzi, paleoantropologo, che sarà ospite, come dicevo, al Festival I Dialoghi di Trani, e andiamo subito a scoprire la paleoantropologia, che è una scienza nuova praticamente, Giorgio Manzi, che da un po' di anni è veramente molto raccontata. Come mai? Dunque, è vero, più che nuova direi che è recentemente, per così dire, esplosa. Dovuta alle varie scoperte, questo, vero? Ma ci sono molti motivi. Diciamo che un grande momento di svolta nella scienza delle nostre origini, come la chiamo io, quindi la paleoantropologia, è avvenuta intorno agli anni 70, quindi non proprio ieri, con scoperte particolarmente sensazionali come quella di quello scheletrino di Australopiteco che tutti conoscono, quello chiamato Lucy, scoperto in Etiopia nel 74. Da allora le scoperte, le ricerche di paleoantropologia hanno avuto una progressiva crescita, tanto che negli ultimi 10 o al massimo 20 anni sono veramente esplose, come dicevamo prima, e ci consentono oggi di descrivere un percorso complesso, articolato, molto ricco, che è il percorso evolutivo che ha portato fino a noi Homo sapiens. Ed è un percorso che ci permette di scoprire sempre più cose nuove. Ma per chi non conoscesse la paleoantropologia, sostanzialmente che cosa studia? Che cosa, ecco, di pratico, che cosa fa un paleoantropologo? In realtà dovremmo cominciare col dire che di paleoantropologi ce n'è di diverse razze, se mi passate questa espressione. Ci sono i paleoantropologi come me che si occupano principalmente di resti fossili di nostri antenati, ma ci sono anche quei paleoantropologi che si occupano dei manufatti, sono gli archeologi preistorici, manufatti del paleolitico, e poi ci sono dei paleoantropologi di, chiamiamola, nuova generazione, perché in paleoantropologia è entrato prepotentemente il campo della genetica e della biologia molecolare. Oggi, anzi ormai da quasi una ventina d'anni, siamo in grado di estrarre DNA dai fossili, e questa informazione genetica ovviamente è estremamente preziosa e si combina con la morfologia, l'aspetto dei fossili e con i dati dell'archeologia, quindi i manufatti prodotti dai nostri antenati. E poi ci sono molte altre specialità in realtà. La paleoantropologia è una disciplina di sintesi. Adesso abbiamo così individuato tre figure principali, ma ce ne sono diverse altre. Non potremmo fare a meno dei geologi, come anche di tutta un'altra quantità di specializzazioni. Per esempio, sono fondamentali quei fisici e quei geochimici che ottengono delle datazioni dai sedimenti nei quali noi troviamo i fossili. Senza le datazioni viaggeremmo in una sorta di buio poco nitido, poco interpretabile. Lei si sta riferendo, Giorgio Manzi, alle analisi molecolari, dicendo questo? Mi sto riferendo alle analisi morfologiche, alle analisi archeologiche e anche a quelle molecolari, con l'estrazione appunto del DNA dai resti fossili. Si ha la possibilità di sapere che tipo di DNA, quindi che tipo di informazione genetica ci fosse nelle cellule di un uomo di Neanderthal, quindi di un nostro antenato o comunque parente estinto, e questo ovviamente ci fornisce delle informazioni assolutamente preziose per poter avere un po' meno paura, diciamo così, di queste entità che ci vengono dal passato e che rimanevano un po' misteriose, se solo basate su certe conoscenze di alcuni decenni fa. Adesso diventano quasi delle forme che possiamo quasi immaginare vive, per quanto le incominciamo a conoscere bene.
Quando noi diciamo, noi non esperti, persone comuni, quando noi parliamo delle origini, dell'origine dell'uomo al singolare, probabilmente un paleoantropologo ci direbbe che stiamo sbagliando, perché la specie umana in verità ha molte origini. Dunque, in realtà no, l'idea che noi tutti ricercatori del campo condividiamo è che ci sia un'origine e poi un percorso. Altra cosa è dire che a seguito di questa origine ci sia un percorso molto ramificato, complesso, articolato, un albero, come dicono alcuni, un cespuglio dell'evoluzione umana, che però non vuol dire tante origini, ma vuol dire qualcosa di complesso all'interno del quale dobbiamo seguire una sorta di fil rouge che dai più remoti antenati ci porta fino a noi. Quindi esiste una trama, una rete, un cespuglio, un albero, possiamo usare molte metafore per descriverlo, ma l'origine o le varie fasi di cambiamento sono delle strozzature, quindi sono dei momenti unici, sia nello spazio che nel tempo. Per esempio, nel corso della nostra evoluzione ci sono almeno tre passaggi chiave, no? Uno è quando milioni di anni fa, diciamo 5-6 milioni di anni fa, ci separammo dai nostri parenti più stretti ancora viventi, cioè gli scimpanzé. Queste scimmie antropomorfe che tuttora vivono in Africa sono tra i viventi ciò che c'è di più vicino, anche dal punto di vista strettamente genetico. Ecco, ci separammo da loro 6 milioni di anni fa. Quella è una importante momento di origine unico, nel senso che lì abbiamo un unico snodo, ancorché sia stato seguito poi da altri snodi, per esempio la comparsa del genere Homo, alcuni milioni di anni dopo, intorno a 2 milioni di anni fa o anche 3, e poi la comparsa di Homo sapiens, ancora 2 milioni di anni dopo, la comparsa proprio della nostra specie. Quindi ci sono varie origini se le diluiamo nel tempo, ma il percorso è unico, sia pure nel contesto di un albero assai frondoso. Ecco, io non vorrei porre una domanda banale o stupida, abbia la compiacenza di dirmelo, ma interpretando le sue parole, Giorgio Manzi, quella figura che che ci racconta, no? Partendo dall'uomo scimmia fino ad arrivare all'Homo sapiens sapiens, no? Cioè di quando l'uomo camminava, era ancora una scimmia a quattro zampe, poi si è messo in piedi e così via. Quella immagine che noi abbiamo dell'evoluzione così sintetizzata è un'immagine errata? Sì, proprio per quello che dicevo poco fa, l'albero è comunque molto articolato, ricco e frondoso, non è una successione di eventi uno appresso all'altro. All'interno di un albero frondoso però noi comunque andiamo a ricercare quel fil rouge che ci collegano ai più remoti antenati, quindi esiste effettivamente un percorso di cambiamento, ma che non è unico, va rintracciato all'interno di una trama piuttosto complessa. E la trama è veramente molto molto complessa ed è bello stare ad ascoltare, perché si parla semplicemente di noi che arriviamo da così lontano. Anche al Festival Dialoghi di Trani, Giorgio Manzi insieme con Telmo Pievani e Gaetano Prisciantelli, a cura di Micromega, l'incontro intitolato Il Neanderthal che è in noi, e questo succederà il 22 settembre. Giorgio Manzi, quanto di neandertaliano rimane ancora dentro di noi, nel nostro DNA? Ma fino a poco tempo fa si pensava nulla e ritenevamo che i Neanderthal si fossero del tutto estinti. I Neanderthal sono una specie umana abbastanza simile a noi, ma al tempo stesso diversa, che effettivamente si è estinta come tale 40.000 anni fa circa. Ma sappiamo proprio dalle ricerche degli ultimi anni, una decina di anni ormai, che alcuni incroci tra i primi sapiens e gli ultimi Neanderthal sono effettivamente avvenuti, e sono degli incroci
che noi chiamiamo interspecifici, proprio perché avvengono tra specie diverse, che però possono talvolta, se le specie sono molto simili, lasciare una traccia genetica. E questo è davvero successo in tutte le popolazioni umane del mondo, a parte gli africani, perché le popolazioni dell'Africa non sono mai venute in contatto con i Neanderthal. In tutte le altre popolazioni del mondo oggi rimane una piccola quota di una frazione molto piccola di DNA dei Neanderthal, quindi c'è un pochino di Neanderthal in ciascuno di noi. C'è un pochino di Neanderthal, quindi dobbiamo rispettarla questa lunghissima catena, sì. Molto, questo albero molto frondoso, come ci diceva poco fa Giorgio Manzi. Tra l'altro lei è autore di un importante libro, edizione Il Mulino, uscito lo scorso anno, Ultime notizie sull'evoluzione umana. Ultime notizie sull'evoluzione umana, ma c'è sempre qualche cosa di ultimo, di nuovo, di ritrovato. Dopo la scoperta di Lucy, Giorgio Manzi, c'è stato ancora un ritrovamento così importante? Non si finirebbe di elencarli. In effetti questo libro l'abbiamo proprio chiamato Ultime notizie, proprio perché non esiste, credo, una scienza dell'evoluzione che galoppi così come l'evoluzione umana. Le nostre conoscenze sull'evoluzione umana si accrescono di mese in mese. Spesso si viene anche un po' travolti da questa quantità di informazioni che riceviamo dal mondo della ricerca nei suoi vari campi, dagli archeologi piuttosto che dai paleogenetisti o da noi che ci occupiamo della morfologia dei fossili. Questo ha richiesto proprio che questo libro dal titolo Ultime notizie, perché pochi anni prima avevo scritto un altro libro che si chiamava Il grande racconto dell'evoluzione umana, ma nel giro di pochissimi anni è stato necessario, come dire, aggiornarlo, e da qui è nato quest'altro libro. E questa è proprio una dimostrazione di quello che dicevamo all'inizio di questa chiacchierata. Ne sappiamo sempre di più sul nostro passato. Ciò che sarebbe importante è condividerlo di più con tutti, perché vedo che poi queste informazioni ancora circolano poco ed è un peccato che rimangano ristrette alla cerchia degli addetti ai lavori. E lei tocca un argomento molto importante: come condividere queste notizie, e anche a questo punto il come ci introduce al tema della grammatica e della sintassi, perché sono argomenti a volte difficili da raccontare. Quindi secondo lei la scienza viene raccontata in una forma corretta, in una forma contemporanea, affinché noi così curiosi ma anche oltremodo distratti possiamo interessarci? Non saprei rispondere né sì né no, sono vere entrambe le cose. C'è un po' di tutto nella divulgazione scientifica di oggi. A volte si inseguono delle notizie purché esse siano delle novità, non verificando fino in fondo la loro fondatezza. A volte invece si fa uno sforzo proprio di narrazione di una scienza complessa, come abbiamo detto, ma che tuttavia ci interessa da vicino, perché è appunto la nostra storia, sono le nostre origini. Io credo che su questa linea si debba procedere, cioè tentare di raccontare in modo semplice ma rigoroso, corretto, una storia che è di tutti, una storia che padroneggiano gli specialisti, gli scienziati della materia, ma che è davvero la storia di tutti e quindi va condivisa con tutti. Giorgio Manzi, una domanda molto curiosa: in quanto lei insegna all'Università La Sapienza di Roma ecologia, anche ecologia umana, in breve in che cosa consiste? Ma come dico sempre ai miei studenti, se uno si fa un giro su internet con ecologia umana trova molte accezioni, molti significati. Un termine che viene inteso dai sociologi in un modo, dagli ecologi in un altro, dagli antropologi in un altro ancora. Noi intendiamo per ecologia umana fondamentalmente lo studio della variabilità umana attuale, ma anche del passato, il rapporto all'ambiente, quindi le relazioni tra uomo e ambiente, in che misura possono aver condizionato le nostre caratteristiche. Un esempio classico è quello del colore della pelle. Siamo diversi per colore della pelle,
in rapporto ai raggi ultravioletti. È un adattamento che si è sviluppato nel corso dei millenni, per cui le popolazioni che vivono più verso i tropici tendono ad avere la pelle più scura come protezione a un eccesso di raggi ultravioletti, mentre le popolazioni che vivono più a nord tendono ad avere la pelle più chiara per acquisire la maggior parte di raggi ultravioletti possibile. Quindi ci sono adattamenti che sono fortemente legati all'ambiente, e questo studia un po' l'ecologia umana, almeno nell'accezione che noi diamo a questo termine. I dialoghi sull'uomo presentano il 22 di settembre l'incontro con Giorgio Manzi, Telmo Pievani e Gaetano Prisciantelli. Il titolo dell'incontro è Il Neanderthal che è in noi. Prima di salutarci, Giorgio Manzi, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ho letto un bellissimo libro proprio ultimamente di un mio collega linguista, un mio amico, che si chiama Andrea Moro, questo mio collega si è cimentato in un'opera non di divulgazione, ma proprio in un romanzo, e questo romanzo si chiama Il segreto di Pietramala, edito dalla Nave di Teseo. Poi adesso un mio amico mi ha consigliato di leggere l'ultimo Dan Brown, ma lo vivo un po' come un fumetto quello di Dan Brown, mentre Il segreto di Pietramala di Andrea Moro è veramente un libro che molto bello. Quando si dice un libro avvincente, no? Questa parola che usiamo sovente, a volte avvincente e commovente nello stesso tempo, è anche molto ricco di riflessioni, metafore. A me è piaciuto molto. Grazie del consiglio e grazie anche del tempo che ci ha dedicato per il nostro appuntamento del Posto delle Parole. Grazie Giorgio Manzi e buon lavoro. Arrivederci, grazie a voi.